Sabato prossimo, 20 giugno, Nocera Inferiore torna ad essere città della musica. Va in scena infatti la terza serata di un evento che ha portato a Nocera Inferiore migliaia di persone. Tante le novità programmate, con altri due luoghi della città che accoglieranno diversi musicisti. E l'amministrazione comunale sta già programmando la seconda edizione. Ci auguriamo che diciamo, il successo prosegui sulla scia delle altre due serate. Tra l'altro abbiamo incrementato di due punti nuovi nella città, via Fucilari, dove c'è stata una grossa richiesta di numerosi commercianti della zona, e poi piazzetta Caduti di Guerra, che sarebbe piazzetta Gelsi, anche in quell'altro punto, quindi ci sarà la musica, per un totale questa volta di 10 gruppi musicali. Abbiamo coinvolto nelle tre serate circa 100 musicisti. Speriamo che diciamo, il tutto vada bene, come, ripeto, come è stata l'ultima volta, e proprio stamane ho fatto un po' il giro per i commercianti per diciamo, avvisare di tenere i negozi aperti e magari di fare anche delle promozioni ad hoc, vista la serata che tra l'altro è dedicata da parte della nostra amministrazione a loro. E il successo è stato notevole delle due serate e certamente anche la terza, che già state immaginando una futura edizione. Sì, stiamo già elaborando la seconda edizione di Nocera Città della Musica, credo che partiremo a settembre, stiamo studiando anche delle varianti per dare anche delle novità, così come è giusto che sia, cercheremo di, diciamo, di migliorare sempre, la qualità della proposta della nostra amministrazione.